Buongiorno, grazie a tutti. Io porto i saluti anche del Presidente, il Professor Ricciardi, che all'ultimo momento per motivi istituzionali non ha avuto possibilità di venire, ma mi ha pregato di salutare e ringraziare ciascuno dei relatori e tutti i partecipanti. Io ho preparato per ottimizzare il tempo un testo scritto che leggerò. L'avevo calibrato esattamente su 15 minuti, visto che abbiamo risparmiato qualche minuto, lo leggerò con un po' più di scioltezza e senza troppa fretta. Vorrei, oltre al Presidente, ringraziare in particolare l'onorevole Binetti che ci ha dato la possibilità di essere ospitati in questa sede così prestigiosa. Cerco intanto dov'è il pulsante modalità presentazione che non trovo. Dov'è? Presentazione. Prova con quello lì grande, quella. No. Ok, grazie onorevole. Ecco, ringrazio appunto l'onorevole Binetti per l'ospitalità in questa sede e ringrazio anche i direttori dei due centri nazionali che hanno contribuito con me a organizzare questo evento, il direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottor Giancarlo Maria Liumbruno, e il direttore del Centro Nazionale Trapianti, il dottor Alessandro Nanni Costa. Il documento di cui ricorre il ventennale è spesso citato per brevità come Convenzione di Oviedo, dal nome della località dove è stato aperto alla firma per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Merita però enunciare il titolo completo perché è denso di significati: Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. E suddivido il mio intervento in tre parti. Nella prima descriverò l'articolo 21 della Convenzione e alcuni altri documenti del Consiglio d'Europa. Nella seconda accennerò ad alcuni documenti di altre istituzioni sul medesimo argomento e nella terza esprimerò alcune valutazioni e proposte. Inizio quindi dalla prima parte. L'autorevolezza del documento è unanimemente riconosciuta. Tuttavia, come è noto, in Italia la legge di ratifica 28 marzo 2001, numero 145, non è formalmente valida, non essendo stata depositata presso il Consiglio d'Europa. Oltre l'Italia, altri 5 paesi hanno firmato ma non ratificato. E l'evento odierno è dedicato specificamente all'articolo 21 della Convenzione, che ha per titolo «Divieto di profitto», e in esso si stabilisce il corpo umano e le sue parti non devono essere, in quanto tali, fonti di profitto. Sebbene l'enunciazione sia precisa e chiara, gli sviluppi tecnologici e scientifici che si susseguono sempre più velocemente impongono che questo importante principio sia interpretato ed applicato adeguatamente alle nuove problematiche della ricerca e della clinica. A questo proposito occorre ribadire che in Italia il quadro normativo rigoroso impedisce ogni forma di commercializzazione non solo di sangue e organi, ma di qualsiasi materiale biologico umano donato, inclusi i gameti. Nel rapporto esplicativo alla stessa Convenzione, nei punti dal 131 al 134, si precisa che l'articolo 21 applica il principio della dignità umana enunciato nel preambolo e nell'articolo 1 della stessa Convenzione. E si aggiunge che l'articolo, cito in una traduzione letterale, afferma in particolare che il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, dar luogo a guadagni finanziari. In base a questa disposizione, gli organi e i tessuti propriamente detti, incluso il sangue, non dovrebbero essere acquistati o venduti, né essere fonte di guadagno finanziario per la persona da cui sono stati prelevati o per un terzo, sia esso un individuo o un ente, ad esempio un ospedale. Tuttavia,
gli interventi tecnici eseguiti a partire da tali elementi possano legittimamente dare luogo a una remunerazione ragionevole. Ad esempio, l'articolo non vieta la vendita di un dispositivo medico che incorpora un tessuto umano sottoposto a un processo di produzione, in quanto il tessuto non viene venduto come tale. Inoltre, l'articolo non impedisce a una persona di cui è stato prelevato un organo o un tessuto di ricevere un risarcimento che, pur non costituendo una retribuzione, la compensa equamente per le spese sostenute o la perdita di reddito. La disposizione non è destinata ad applicarsi alla questione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. E qui finisce la citazione. Come noto, alla Convenzione sono seguiti 4 protocolli addizionali. Uno di questi, pubblicato il 24 gennaio 2002, è dedicato al trapianto di organi e tessuti di origine umana. Nel protocollo si afferma che il divieto di profitto, cito, non riguarda i pagamenti che non costituiscono né un profitto né un vantaggio comparabile, in particolare 1) l'indennizzo di donatori viventi per la perdita di guadagno e per ogni altra spesa giustificata causata dal prelievo o dagli esami medici esso correlati, 2) il pagamento di spese documentate per prestazioni mediche e prestazioni tecniche a esse connesse eseguite nell'ambito del trapianto, 3) il risarcimento in caso di danno ingiustificato causato dal prelievo di organi o tessuti da un donatore vivente. Fine della citazione. Nel rapporto esplicativo che accompagna il protocollo addizionale, al numero 114, si afferma che il protocollo, cito ancora, non fa eccezione al principio stabilito, ma fornisce esempi di risarcimento per evitare possibili svantaggi finanziari che altrimenti potrebbero verificarsi. Fine della citazione. Dunque, l'applicazione dell'articolo 21, che in sé è chiaro, può essere problematica perché il confine tra i legittimi e anche doverosi pagamenti ora menzionati, indennizzo per perdita di guadagno, pagamento di spese documentate direttamente associate alla donazione, il risarcimento e il profitto, può essere labile. Per una corretta interpretazione del principio, il Consiglio d'Europa ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una guida per l'implementazione del principio di divieto di profitto rispetto al corpo umano e alle sue parti come tali da donatori viventi e deceduti. Io sono grato al mio presidente, il professor Ricciardi, al direttore, dottor Liumbruno, che proponendo il mio nome al Consiglio d'Europa mi hanno dato l'opportunità di essere nominato componente nel gruppo di lavoro. Il gruppo ha consegnato il documento, che però non è ancora pubblico, infatti sta completando un iter di valutazione tra diversi organismi del Consiglio d'Europa. Pertanto non è possibile al momento discutere i contenuti del documento. Si può però fare riferimento a un corpus di autorevoli testi del Consiglio d'Europa, sostanzialmente concordi tra loro, utili per una corretta interpretazione dell'articolo 21. Per quanto riguarda il sangue, è doveroso ricordare in particolare la raccomandazione 9514 del 12 ottobre 95 riguardante la salute dei donatori e dei riceventi in ambito trasfusionale. Per quanto riguarda gli organi umani, si deve ricordare la Convenzione contro il traffico di organi umani, adottata il 9 luglio 2014, che contiene numerosi riferimenti alla nozione di profitto, in particolare all'articolo 4 riguardante il prelievo illecito di organi. Passo alla seconda parte, i documenti di altre istituzioni. Anche l'Unione Europea ha prodotto importanti documenti sul tema. Nell'articolo 3,2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, si stabilisce che il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. Con riferimento al sangue, all'articolo 20 della direttiva 2002/98 del 27 gennaio 2003, si stabilisce che, cito, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le donazioni volontarie e gratuite di sangue per assicurare che il sangue e i suoi componenti siano forniti per quanto possibile mediante tali donazioni. Fine della citazione. La normativa europea riguardante il sangue quindi incoraggia, ma non obbliga, gli Stati membri alla gratuità.
Nella più recente delle comunicazioni periodiche della Commissione sull'applicazione della direttiva, pubblicata il 21 aprile 2016, si osserva che, sebbene nel complesso gli Stati membri rispettino i principi della donazione volontaria e gratuita e abbiano adottato disposizioni legislative o linee guida, vi sono diversità nel modo con cui vengono definiti incentivi e compensi e che l'applicazione pratica del principio della donazione è variabile sul territorio dell'Unione. Per quanto riguarda tessuti e cellule, all'articolo 12 della direttiva 23 del 31 marzo 2004 si stabilisce, cito, gli Stati membri si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule. I donatori possono ricevere un'indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. Fine della citazione. Nella più recente relazione della Commissione del 21 aprile 2016 sull'attuazione della direttiva si rileva che complessivamente gli Stati membri applicano il principio della donazione volontaria e gratuita e che in quasi tutti gli Stati vi sono norme e linee guida in tal senso. Per quanto riguarda gli organi, all'articolo 13 della direttiva 53 del 10 luglio 2010 si stabilisce, cito, gli Stati membri provvedono affinché le donazioni di organi di donatori deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate. Il principio di gratuità della donazione non impedisce ai donatori viventi di ricevere un indennizzo, purché sia strettamente limitato quanto necessario a far fronte alle spese e alle perdite di reddito connesse alla donazione. Fine della citazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero 5 dei Guiding Principles on Human Cell Tissue and Organ Transplantation, che non si applica al trapianto di gameti, tessuto ovarico, testicolare e embrioni per scopo riproduttivo, al numero 5 afferma, cito, le cellule, i tessuti e gli organi devono essere donati liberamente, senza alcun pagamento monetario o altra ricompensa, con valore monetario. Acquisto o offerta di acquisto di cellule, tessuti e organi per il trapianto, o la loro vendita da parte di persone vive o da un prossimo familiare per le persone decedute, deve essere vietato. Il divieto di vendita o di acquisto di cellule, tessuti e organi non impedisce il rimborso spese ragionevoli e verificabili sostenute dal donatore, incluse la perdita di reddito o pagando i costi di recupero, trattamento, conservazione e fornitura di cellule umane, tessuti e organi per il trapianto. Fine della citazione. Lo stesso principio è riaffermato sempre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Melbourne Declaration dell'11 giugno 2009, con la quale i firmatari si impegnano a promuovere i servizi sanitari nazionali in cui la donazione di sangue sia, cito, al 100% volontaria e non remunerata. E nella dichiarazione di Roma del 9 ottobre 2013, dove si afferma che è responsabilità degli Stati garantire l'autosufficienza del sangue e dei prodotti del sangue mediante un sistema basato sulla donazione volontaria, gratuita e non remunerata. Vi sono inoltre autorevoli standard professionali di livello internazionale che reiterano il principio di divieto del profitto, tra cui la dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi e sul turismo del trapianto. Giova anche ricordare che il divieto di profitto è affermato anche nell'articolo 40 del Codice di deontologia medica, in cui si stabilisce il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all'informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi. Infine la terza parte. In conclusione, il principio del divieto di trarre profitto dal corpo umano e dalle sue parti si fonda sul rispetto dei diritti e della dignità dei donatori viventi e dei riceventi e sul rispetto dell'inalienabilità del corpo e del donatore deceduto. Inoltre, esso contribuisce alla promozione della donazione altruistica, volontaria e non remunerata, e alla sicurezza e qualità del materiale biologico. Il principio contribuisce anche a mantenere la credibilità del sistema e la fiducia da parte dei cittadini verso esso. Il divieto di trarre profitto include donatori viventi, familiari di donatori deceduti e terze parti. La violazione del principio favorirebbe lo sfruttamento delle persone più vulnerabili. Il principio generale deve essere applicato ad ogni tipo di donazione del corpo umano o delle sue parti, indipendentemente dal tipo di materiale donato e dallo scopo della donazione. L'applicazione di tale principio può essere eventualmente differenziata in relazione alle diverse tipologie di materiale biologico e di donazione.
e auspico che in occasione dell'imminente revisione delle direttive riguardanti cellule, sangue e tessuti, il principio della gratuità della donazione diventi vincolante anche per il plasma in tutti gli Stati europei. Operativamente vorrei richiamare in conclusione l'attenzione su quattro punti. Primo, è necessario tracciare una linea ben definita tra legittima compensazione e benefici finanziari o di altro tipo che sconfinino in pagamenti. Ciò preclude incentivi sotto forma di premi con valore monetario trasferibili a terzi. Preclude inoltre la proposta di tariffe preferenziali per cure non legate alla donazione per qualsiasi persona disposta a donare cellule, tessuti o organi. Il concetto di donazione non retribuita può includere le nozioni di rimborso e risarcimento. Ciò si riferisce a costi realmente sostenuti, a vere perdite di guadagno direttamente associate alla donazione, a risarcimenti per complicazioni sanitarie direttamente attribuibili alla donazione. In alcuni documenti si introduce la nozione di inconveniences legati alla donazione. Reputo ciò problematico perché potrebbe includere forme di pagamento dissimulate. Potrebbe anche portare allo sfruttamento di gruppi di popolazioni vulnerabili. Secondo, nei Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation, in particolare nei commenti al principio 5, si afferma, cito, la necessità di coprire i legittimi costi per il procurement e per assicurare la sicurezza, la qualità e l'efficacia dei prodotti da cellule e tessuti umani e di organi per il trapianto. Fine della citazione. Ciò deve essere adeguatamente regolamentato. Occorre includere anche l'intervento di terzi, soprattutto professionisti del settore sanitario, la cui opera deve ovviamente essere retribuita in modo appropriato. Reputo che in linea di principio tale opera debba essere considerata parte del ruolo professionale degli operatori sanitari, siano essi impiegati in strutture pubbliche o private, e non dovrebbe quindi essere considerata separatamente né generare alcuna forma di beneficio speciale. I costi sono associati anche alla conservazione, in alcuni casi alla lavorazione del materiale biologico umano, e questi dovrebbero essere addebitati alle istituzioni che eventualmente utilizzano tale materiale. 3. Quando i tessuti, le cellule e altri prodotti vengono rimossi dal corpo umano, possono subire un grado di lavorazione tale che, secondo alcuni autori, le loro origini umane non sono più rilevanti e in tal caso potrebbero quindi essere commercializzabili con un prezzo. Tuttavia, anche quando questi alimenti sono stati lavorati, la loro origine non può più essere riconosciuta e si mantengono la loro origine umana dovuta alla generosità di un donatore. Per questo motivo credo che prodotti derivanti da materiale biologico umano donato debbano essere utilizzati solo per scopi terapeutici o per la ricerca medica e che sia necessario proibire espressamente il loro utilizzo nell'industria cosmetica per profitto. La possibilità che prodotti derivanti da materiale biologico umano donato siano inseriti in circuiti commerciali non è esclusa, per esempio, dal Council on Ethical and Judicial Affairs dell'American Medical Association, il quale stabilisce che siano rigorosamente rispettati alcuni requisiti, tra cui informazione e consenso, eventuale partecipazione dei pazienti al profitto, totale garanzia che la buona pratica clinica non sia in alcun modo condizionata da scopi commerciali ed altri. In Europa, come ho detto citando la direttiva 2004/23, questo aspetto è coperto dalla normativa sulle terapie avanzate in parte. Quando materiale biologico umano donato viene lavorato per trarne prodotti a scopo terapeutico di ricerca, sarebbe opportuno prevedere che, ovunque vi sia un profitto, questo sia assegnato ad un'istituzione sanitaria pubblica in riconoscimento del fatto che gli elementi o i prodotti erano il risultato di un gesto altruistico da parte del donatore. A questo proposito è essenziale assicurare che il consenso alla donazione sia dato in completa libertà e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali. Infine, quarto e ultimo punto, è compito dei legislatori e delle autorità nazionali non solo definire le regole più appropriate per garantire che ogni ricompensa offerta ai donatori non sconfini in un incentivo economico, ma anche diffondere la cultura della donazione volontaria, responsabile e non remunerata, in modo che il pubblico possa apprezzare appieno come una vita umana possa dipendere da un semplice gesto di altruismo. Grazie per l'attenzione.